Sentiamo un po' chi c'è con me questa mattina. Buongiorno. Buongiorno, salve. Ciao Elena. Elena, Ciao ho Mari. fatto veramente, ho ripassato il tuo cognome ben 13 volte questa mattina per paura di Complimenti, purtroppo sbagliare. grazie. Allora, Elena, adesso vedrai che farò una brutta figura. Elena Genero Santoro. E Perfetto, anche così. a lei! Quindi Grazie. buongiorno da Torino. Dove Sì. siete in questo momento? Siamo al Padiglione? padiglione 2, Sì. vicino ai nostri stand che sono H2 e H10 del collettivo Scrittori Uniti. Molto ben Buongiorno a organizzati, tutti quanti buongiorno a voi. tutti quanti, sì. Allora, sono con te Elena, tu sei la prima di questo bel gruppo di autrici, tutte femmine, tutte donne. Esatto, molte donne scrivono effettivamente, anche uomini, ma molte donne, Chissà sì. che cosa succede nel nostro animo. Allora, adesso sei qui con noi e sei anche con il libro che noi non vediamo e quindi ancora di più lo dobbiamo rendere ancora più vivo. Claire dopo la tempesta. Se tu fossi stato un omicida seriale, per me avrebbe fatto lo stesso. Non ho mai cercato di sfuggire al mio destino e penso che vivere non sia necessariamente l'opzione migliore. Se tu avessi voluto ammazzarmi, non me ne sarebbe importato nulla. Elena, con questo pensiero mi fai raggelare il sangue. Rabbrividire. Un alone di mistero. L'alone di mistero, ma quella frase è le cosiddette ultime parole famose, perché Claire è una ragazza sempre abbastanza annoiata, tutto sommato, deve sposarsi, vive a Londra, è una londinese, deve sposarsi in capo a un paio di settimane, però a un certo punto vede qualcosa che la sconvolge perché quello che dovrebbe diventare suo marito è sempre un po' attratto dalle donne incinte, non Ah, essendo ecco, guarda bambini, caso oggi. e invece lei è sterile. Allora Che storia. decide di scappare, nel senso prendersi una pausa e va a stare proprio a Nizza, dove la famiglia ha una casa. E lì incontra un cugino che è anche lì in vacanza, c'è tutto Tutto un un instaurarsi, intreccio esatto, di di storia anche col situazioni. cugino. Ma incontra anche un altro ragazzo mentre è lì e comincia a frequentarlo in parallelo. Bello, E gli ricco dice questo quella libro. frase, abbastanza. E gli dice quella frase, gli dice: a me non importa proprio niente, il mondo può andare come vuole. Non... Cioè, Quindi lei non. c'è tutto questo, ecco, per restare in tema odierno, c'è tutto questo travaglio, ma poi alla fine della tempesta mi sa che c'è il C'è sereno. Claire qualcos'altro perché dopo la tempesta. È bellissimo questo titolo. lei è a Nizza e a Nizza è nei giorni in cui succede l'attentato. L'attentato che è realmente accaduto nel luglio del 2016. E quando capita questo, lei si trova coinvolta, lei rimane illesa, ma persone vicino a lei invece rimangono seriamente ferite. Quindi lei si trova proprio nel marasma di Mamma tutto mia. quello Quindi che è successo. E quindi tutto cambia, tutti i rapporti un cambiano. libro da leggere sicuramente tutto d'un fiato, perché Mi auguro mi...